Noi siamo a Piazza d'Avona in un clima binatale, quindi il massimo della serenità e anche dell'allegria, per quello che si può dire, rappresentato anche dal mio vecchio amico che porta i regali con la sua renna. È abbastanza singolare, ma ci tocca occuparci di un tema invece molto molto doloroso e che il mio amico non vorrebbe nemmeno fosse affrontato. Ma queste violenze, questo tentativo addirittura di dire alle forze dell'ordine di ribellarsi contro le istituzioni, contro la politica, è un fatto grave e assolutamente pericoloso. Pericoloso per gli stessi giovani che, strumentalizzati, utilizzati in modo non positivo, vengono spinti a cavalcare queste cose del tutto negative e del tutto improduttive, prima di tutto per loro stessi. E allora, per quello che può valere, viene spontaneo un invito alla ragionevolezza, un invito a rendersi conto che i problemi non si risolvono mai con la violenza, con il disordine, con l'eversione, ma approfittando in particolare della stagione di preparazione a Natale, una riflessione positiva, una riflessione costruttiva per aiutare l'Italia a superare questo momento terribile, questo momento così grave, e a preparare un futuro migliore, proprio come il Natale indica a ciascuno di noi.